UGL di Ferrara, con l'espulsione da parte della segreteria nazionale metalmeccanici di alcuni componenti di spicco del gruppo sindacale, decapitando di fatto il gruppo dirigente, UGL si avvia a vivere una nuova e positiva fase, senza se e senza ma, com'è abitudine del nostro gruppo sindacale, che da sempre è ispirato a valori di rispetto della persona e degli impegni presi. Il primo direttivo provinciale di questo nuovo percorso ha visto il saluto in diretta telefonica del segretario nazionale metalmeccanici UGL Antonio Spera, che tra i suoi mille impegni ha voluto salutare comunque il nuovo gruppo impegnato a crescere nell'immediato e a riguadagnare le posizioni perdute. Sentiamo il segretario nazionale Antonio Spera al telefono con Marco Rabboni, accompagnato da Franceschini Sergio e Rabboni Paolo, nuovi componenti del direttivo provinciale e nuove RSA dell'azienda centese FCA VM Motori, e incalzato dalle domande dei giornalisti locali presenti alla conferenza stampa indetta dal gruppo sindacale. Antonio, qui gli amici giornalisti, come dicevo che ti ho presentato poc'anzi, vorrebbero farti una domanda, visto che tu dal tuo osservatorio privilegiato di presidente, di segretario nazionale metalmeccanico di UGL, sulla situazione, così in senso generale, di Fiat e dello stabilimento di Cento. Alcuni giornalisti mi chiedevano della paura della delocalizzazione, che si parla qua a Cento, ma visti gli investimenti che sta facendo. Sinceramente non la tocchiamo questa situazione, cioè non la vediamo questa situazione, anzi noi stiamo, da quello che si percepisce che c'erano ancora investimenti in Italia, tanto è vero che noi domani abbiamo l'incontro all'incontro con l'amministratore delegato Sergio Marchionne. Sì. Alle 17 abbiamo un incontro, certo, di segretari generali firmatari del CCSL per fare il punto della situazione sul piano Italia. Ah, okay. E quindi già domani potrebbero venire fuori ancora altri aggiornamenti, diciamo. No, su questo non ci sono dubbi che Fiat sta continuando a investire in Italia. Sì, questo ecco, lo possiamo confermare senza problemi. Sembra qualche gufo che dice Fiat si compone sempre così, guarda Marco, che oggi aziende in Italia che assumono non ce ne sono, l'unica azienda che sta assumendo in Italia è soltanto Fiat. Purtroppo gli stabilimenti sono legati alle carrozzerie, in base a oggi Fiat non lavora come lavorava un tempo. Oggi lavora praticamente, non stocca più materiale, quindi in base alle carrozzerie, quando ci sono le richieste delle carrozzerie praticamente si producono motori, anche perché io sono dipendente di uno stabilimento che produce motori, anche se rispetto a Cento, uno stabilimento che produce motori di piccola gamma, e siamo sulla stessa lunghezza d'onda, insomma, quelle sono le situazioni. Puoi avere un programma, un PO, per un presunto programma di 300-400 mila motori nell'arco dell'anno, e poi se praticamente non ci sono richieste c'è la flessione, quindi vai a coprire qualche giorno con la cassa integrazione, però in linea di massima loro bene o male si potrebbe scostare da un anno di circa 3-4 settimane di cassa integrazione rispetto ai programmi. Okay. No, sì. Non è che insomma si può scostare insomma di mesi di cassa integrazione. Ecco, cosa ci puoi dire su questo fatto? Allora, per quanto riguarda l'UGL di Ferrara e lo specifico di Cento, è stata una scelta della segreteria nazionale. Non c'è stata nessuna fuoriuscita, ma è stata una segreteria della segreteria nazionale concordata con la confederazione dell'UGL. Perfetto. Di non avere più rapporti, di non continuare a fare attività sindacale con certe persone. Perfetto. Quindi è stata una scelta ben precisa e praticamente sono stati espulsi dal sindacato. Perfetto. È ben diverso. Se qualcuno fa passare il messaggio che queste persone hanno deciso, queste non hanno deciso assolutamente niente. Loro non hanno deciso, non rispettavano le linee dell'organizzazione e sono stati espulsi dal sindacato, dall'organizzazione. Anche perché chi è che li ha accolti? Praticamente sono persone che si sono lamentati nostri confronti perché dicevano che loro non rispettavano il CCSL e oggi praticamente li tengono in casa, quindi anche queste persone dovranno dare spiegazioni, insomma, anche ai lavoratori di quello che stanno combinando, insomma. Sì. Noi crediamo di essere un sindacato serio, un sindacato che quando firma gli accordi si prende anche le responsabilità, quello che non hanno fatto loro.
loro hanno sottoscritto gli accordi e poi non rispettavano gli accordi, facendo ricadere tutte quante, insomma, le complicazioni degli accordi che abbiamo sottoscritto alla Federazione Nazionale. Sul 100 abbiamo individuato delle persone che a nostro avviso sono persone capaci, persone serie soprattutto. Perfetto. E quindi con queste nuove persone noi stiamo cercando di costruire un percorso. Nuovo percorso sindacale sul 100, e ne siamo convinti che ci riusciamo, perché siamo sicuri che abbiamo trovato delle persone veramente che vogliono fare attività sindacale. Perfetto. E vogliono e stare vicino ai lavoratori, a differenza di qualche altro che voleva fare addirittura a tutt'altro all'interno dello stabilimento di attività sindacale. Bene. Bene, Antonio, noi ti ringraziamo tanto dell'intervento. Se volevi aggiungere altro... No, io volevo volevo ringraziare tutti della pazienza e dell'attenzione e fare un bocca al lupo alla nuova classe dirigente dell'UGL 100. Le tre RSA e gli iscritti non sono patrimonio né di Vezzani, né di Guastaloca, né mio, è patrimonio dell'UGL. Io credo che comunque il patrimonio dell'UGL su 100, su Ferrara lo fanno le persone. Esatto. E quindi io credo e sostengo le persone che abbiamo individuato, perché io credo in queste persone. Ad aprile faremo un direttivo ufficiale dove ci sarò anche io, faremo anche una conferenza stampa, metteremo in piedi insomma qualcosa, perché anche io ci tengo a venire sul territorio, perché adesso ho degli impegni, perché la settimana prossima abbiamo il congresso nazionale, il congresso di Catania, ci sono un po' di impegni, il polo petrolchimico di Gela, domani sono a Torino per incontrare l'amministratore delegato Marchionne per tutto il piano Italia, quindi inizio aprile che stabiliamo una data e quindi faremo un pochettino il punto della situazione, così avrò anche il piacere di incontrare tutti. Bene.